Buonasera di nuovo. Allora, oggi un carico da 90. Parliamo di Pablo Neruda. È sempre difficile per me parlare persone, di autori così importanti e soprattutto poeti, perché i poeti dicono di sé tutto quello che c'è da sapere con il giusto ritmo e con le giuste parole. Trasformarli in prosa non è solo semplicistico, è proprio sbagliato, secondo me. Infatti, lo stesso Neruda la prosa non la amava affatto. È stato costretto a scrivere poco, anche in prosa, e in prosa sarà la sua ultima opera, che è stata stampata postuma per merito della terza moglie, e che è un'autobiografia. Per cui io ho deciso di seguire un po' il suo metodo per l'autobiografia. Lui nella nota introduttiva di, appunto, Confesso che ho vissuto, dice: queste memorie o ricordi sono discontinue e a tratti si smarriscono, perché così appunto è la vita. La mia vita è fatta di tutte le vite, la vita del poeta. E qui ci dice anche a grandi linee quello che è il suo pensiero. Appunto, la vita è tutte le vite, ma non tutte le vite delle persone, tutte le vite. Lui parlerà della pioggia, dell'acqua, dei fiumi, del mare, della natura, dei paesi, degli stati, delle persone, delle donne, di tutte le vite, anche se parlerà moltissimo anche di morte, di ricordo. Ma noi lo ricordiamo soprattutto come il poeta dell'amore, o almeno i primi approcci per la mia generazione, per esempio, sono i bigliettini dei baci, le citazioni sui baci Perugina. Quindi viene immediatamente associato all'amore, ma è un amore sì, sicuramente per le donne estremamente carnale, estremamente fisico, ma è passione intensa per tutto, una nostalgia struggente per l'infanzia, per la propria patria, un amore fortissimo per gli ideali, per i diritti, per la libertà, fortissimo. E qui arriva ovviamente per me l'altro motivo di vago imbarazzo, nel senso che io non mi metterò a disquisire o analizzare il suo pensiero politico, ve ne parlerò ovviamente, ma non sono in grado di fare un'analisi approfondita di una parte della sua vita che però è fondamentale, è fortissima, è impegnatissimo, è molto engagé, moltissimo. Sarà come professione, oltre che quella di autore, lui è un poeta, lo è come persona, come identità, ma come professione sarà un ambasciatore praticamente tutta la vita. Farà lavori da console, da ambasciatore a largo raggio tutta la vita in realtà. Quindi sarà sempre profondamente interessato non tanto alle strutture della politica, vedremo anche sì, ma soprattutto gli effetti sulla polis, sulla gente, sulle persone, sui popoli. Sarà quello che lo interesserà soprattutto, anche se poi avrà delle ammirazioni anche discutibili durante la sua vita, che poi rivedrà. Dicevo, lui dice: queste memorie e ricordi sono discontinue, a tratti si smarriscono, ma è normale, vale per tutti quanti.
Si dice, no, che se si prende un fatto e 10 testimoni, ogni testimone darà una versione diversa di quell'identico fatto. Tanto più vale per le nostre vite, veniamo colpiti o ci dimentichiamo o decidiamo di dimenticare lati della nostra vita, inevitabilmente siamo fatti così. Quindi, nonostante la sua autobiografia sia una raccolta di pensieri, di sprazzi, di idee, di ricordi, a volte di narrazioni favolistiche. C'è un episodio che narra, diciamo, nella parte che riguarda l'infanzia, anche se si intuisce che in realtà doveva essere già un uomo abbastanza fatto quando accade, narra di aver incontrato nel mezzo del nulla, cioè al limitare del bosco, tre vedove francesi che da 30 anni vivevano appunto nel nulla, nel bosco, in questa casa, che lo invitano a casa loro, disquisiscono di poesia, gli offrono del vino, sono estremamente eleganti e forbite, e lo lasciano dormire da loro. Alla fine dirà: io la mattina me ne vado alla chetichella, non ho il coraggio di salutarle perché avevo paura che quello fosse solo un sogno, non fosse stata un'esperienza reale. E questa sensazione di realtà rimane anche a noi. Siamo un pochino abituati, forse per noi, gli autori sudamericani lì immediatamente incaselliamo sotto l'ombrello di un'immaginazione molto particolare, cioè questi dettagli magici, fantastici, infatti si chiama realismo magico per dargli un'etichetta, questi dettagli extraordinari che si inseriscono nella vita quotidiana. Queste tre vedove sembrano le tre streghe del Macbeth in qualche modo, però non sono delle streghe, sono delle donne erudite e raffinate. Ma questa casa in mezzo al bosco, questa notte che sembra non essere reale, passata nell'irrealtà, ci lascia con questo senso di reale reale e di poetico, anche nella prosa. Questi sono testi che vengono appunto definiti in prosa, ma è difficile, ed è difficile anche perché in realtà anche la poesia di Neruda è una poesia a verso libero, non ha una struttura, tutto si basa sulla musicalità e sulle parole che sceglie, che a volte sono parole, la stragrande maggioranza delle volte sono parole estremamente semplici e comuni, ma che accoppiate ricreano una metafora, un linguaggio metaforico o delle immagini, ricreano dei lampi di immagine che rendono la poesia. Lui dirà: la mia infanzia sono scarpe bagnate, l'acqua torna sempre da lui, soprattutto la pioggia, tronchi spezzati caduti nella selva, divorati da liane e scarabei, giorni dolci sulla vena e la barba di mio padre. Lui nascerà nel 1904 in provincia, diciamo, in Cile, non ve l'ho detto, ma ve lo dico, con tutt'altro nome. Lui si chiama Ricardo Eliezer Neftali Reyes Basoalto. Per fortuna,
molto presto, deciderà di prendere un nom de plume, molto più semplice, Pablo Neruda, che poi diventerà anche realmente il suo nome. Si dice ispirandosi a questo autore ceco, Jan, non so dove cade l'accento, Neruda. Effettivamente il cognome si sente che ha un suono che a noi rimanda subito a qualcosa di ispanico o neolatino a grandi linee. Non si sa perché lo scelgo, se si sia effettivamente ispirato a questo autore o semplicemente si dicono che abbia visto il nome in una rivista e ha detto uso questo. Era molto giovane, il papà non voleva, la barba del papà non voleva che lui facesse il poeta, perché ovviamente non è una notizia che di solito i genitori prendono con grande leggerezza. Nasce appunto in una famiglia di umili origini, papà è un impiegato nelle ferrovie, la madre muore un paio di mesi dopo la sua nascita di tubercolosi, il padre si risposerà con una donna da cui aveva già avuto un figlio, prima di Neruda, e questa donna avrà una grande importanza per Pablo Neruda, la chiamerà mamadre, sarà la sua mamma quella che lo cresce, le dedicherà anche delle poesie, quindi è una matrigna sì, ma non è la matrigna delle favole, è una matrigna benigna. A scuola ha la fortuna di avere come insegnante Gabriela Mistral, che ha vinto il Nobel nel 1945, prima donna sudamericana a vincerlo, e che vede in lui subito un talento e gli fa leggere i classici russi, legge tantissimi classici russi, lo ispira. Padre però abbiamo capito che non è particolarmente contento. Verrà pubblicato per la prima volta qualcosa di suo, che lui aveva 13 anni. Da quello che lui pensava, il suo editore, è quello che Pablo Neruda pensava fosse suo zio. In realtà era il figlio della sua matrigna da una precedente relazione. La matrigna però non l'aveva tenuto, l'aveva dato alla sorella, il cui marito aveva dato nome al bambino. Tutte le storie che riguardano Pablo Neruda sembrano uscite, sembrano beautiful, è nulla al confronto, per cui non mi dilungherò tantissimo su queste cose. A 19 anni la prima raccolta di poesie, che si intitola Crepuscolario, già ci dà un'idea. In questo periodo è ancora abbastanza crepuscolare e surrealista come stile. E poi, l'anno dopo, 20 poemas de amor y una canción desesperada, che sarà l'opera a 20 anni. Sarà l'opera più tradotta in tutto il mondo, quella per cui è più conosciuto. Lui, probabilmente proprio per il fatto di aver viaggiato tantissimo, è un poeta, e sottolineo poeta, non un autore di romanzi, un poeta che è stato famosissimo ancora in vita, famosissimo in tutto il mondo. Non riesco a pensare a un poeta dei giorni nostri che abbia una tale fama. Al di là del fatto che la poesia non si legge, faccio fatica a trovare un nome di qualcuno che è riuscito così velocemente, così presto, a far conoscere il proprio nome
veramente in tutto il mondo. È vero, abbiamo detto che lui viaggerà tantissimo. Subito dopo la pubblicazione, poco dopo, nel 1927, è povero, deve trovare un lavoro, viene spedito come console onorario in Birmania, al tempo si chiamava Birmania, dove incontra anche sua prima moglie di nazionalità olandese e si sposa. E effettivamente, inevitabilmente in tutti questi viaggi, magari questo meno è il primo, qua comincia semplicemente, continua a scrivere, ma nei suoi vari viaggi in Italia, in Francia, in Germania, in Cina, in Russia, in Spagna ovviamente, ovunque va, intesse delle relazioni con altri autori, quindi questo sicuramente ha contribuito alla sua espansione, però ripeto, è qualcosa di straordinario nel suo caso. Andrà a Buenos Aires, arriverà a Barcellona e a proposito di Barcellona, volevo leggervi. Si dice che alla stazione di Barcellona si sia presentato Federico García Lorca con un mazzo di fiori al suo arrivo, quindi già lo conosceva. E volevo leggervi come Lorca lo presenta all'Università di Madrid. Questa che faccio ora si chiama presentazione. Nel protocollo convenzionale delle conferenze e delle letture. Ma io non presento, perché un poeta della qualità del cileno Pablo Neruda non lo si può presentare se non con tutta semplicità. E coperto dalla mia piccola storia di poeta, segnalo, faccio un dolce ma profondo richiamo d'attenzione. E vi dico di disporvi a udire un autentico poeta. Siamo nel 34 a 30 anni, Pablo Neruda. Di quelli che hanno i sensi ammaestrati in un mondo che non è il nostro e che poca gente percepisce. Un poeta più vicino alla morte che alla filosofia, più vicino al dolore che all'intelligenza, più vicino al sangue che all'inchiostro. Un poeta pieno di voci misteriose che fortunatamente lui stesso non sa decifrare. Un uomo vero che oramai sa che il giunco e la rondine sono più eterni della guancia dura della statua. Una signora presentazione. E qui ci dice anche, ci racconta anche lui già qualcosa di quello che è l'interesse al momento di Neruda, ma lo sarà un po' tutta la vita. Cioè è tutto, è la natura nel senso più comprensivo del termine, il dolore, il sangue. La morte, ma anche il giunco e la rondine. Tutto è parte della poesia, è qualcosa a cui dare voce per Neruda. Volevo anche leggervi, in realtà, visto che a questo punto lo troviamo poeta piuttosto affermato, una poesia in cui lui ci racconta, e la analizzeremo, ci racconta come, secondo lui, è diventato poeta. Accadde in quell'età. La poesia venne a cercarmi. Non so da dove sia uscita, da inverno o fiume. Non so come né quando. No, non erano voci, non erano parole né silenzio.
ma da una strada mi chiamava, dai rami della notte, bruscamente fra gli altri, fra violente fiamme o ritornando solo, era lì, senza volto, e mi toccava. Non sapevo che dire, la mia bocca non sapeva nominare, i miei occhi erano ciechi e qualcosa batteva nel mio cuore, fibre o ali perdute. E mi feci da solo, decifrando quella bruciatura, e scrissi la prima riga incerta, vaga, senza corpo, pura sciocchezza, pura saggezza di chi non sa nulla. E vidi all'improvviso il cielo sgranato e aperto, pianeti, piantagioni palpitanti, ombra ferita, crivellata da frecce, fuoco e fiori, la notte travolgente, l'universo, tutto quindi, tutto. Ed io, minimo essere, ebbro del grande vuoto costellato, a somiglianza, a immagine del mistero, mi sentii parte pura dell'abisso. Ruotai con le stelle, il mio cuore si sparpagliò nel vento. Parole semplici sono le immagini che evoca, che sono fortissime. Ci dice delle cose fondamentali. La poesia lo ha chiamato, è stato un richiamo fortissimo. Una poesia che non ha volto, ma che lo tocca, che non è irreale, non è una musa senza corpo. Allo stesso tempo lui ci dice però che si è fatto da solo, ci tiene a sottolinearlo. È vero che il richiamo lo ha sentito, ma la decisione e la struttura del sé poeta, della sua identità di poeta, l'ha costruita da solo. E questa poesia che cos'è? È una bruciatura. È qualcosa che non puoi non notare. È qualcosa che si vede, si sente, si percepisce, è fisica. E allo stesso tempo il cielo si è sgranato e aperto. Pianeti, piantagioni, ombre, crivellate di frecce, la guerra, fuoco e fiori, la notte travolgente e l'universo intero, tutto, 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 tutto lo riguarda, tutto lo richiama la poesia, tutto quanto. Mentre in Spagna, ovviamente, siamo nel 34, ovviamente c'è la guerra civile. E lui lì, pur essendo sposato, conosce quella che poi diventerà la sua seconda moglie, che è 20 anni più vecchia di lui, comincerà a intrecciare questa relazione, e sarà lei a portarlo verso il marxismo e a interessarsi della situazione politica della Spagna. Lui farà vari discorsi in proposito e scriverà anche una raccolta di poesie Spagna e del corazón, quindi la Spagna nel cuore. E più tardi sarà anche dato il ruolo di occuparsi di far evacuare dai campi che erano al confine francese della Spagna, in cui c'erano gli esiliati spagnoli, cosa per cui verrà poi anche aspramente criticato in realtà, perché queste persone saranno caricate su una nave e portate in Cile. Si dirà che lui sceglieva le persone in base alla loro fede politica, quindi i comunisti sono partiti, gli altri sono rimasti lì.
Dopo, non è vero perché non li ha scelti lui, lui si è occupato della parte proprio organizzativa. Per il 40 e il 43 è a Città del Messico, sempre come console, sempre in giro per il mondo. Divorzia dalla prima moglie finalmente e nel frattempo muore la figlia che era nata idrocefala, era stato un grande dolore per lui. Quest'unica figlia che lui ha avuto e che purtroppo ha avuto una vita estremamente breve e travagliata. Lui diventerà senatore in Cile e si occuperà della situazione politica dal 45 in poi. Sarà anche iscritto al Partito Comunista Cileno e sarà attivissimo nella campagna per l'elezione di Videla, che poi però di Videla, sì, nel 45 di Videla, nel 45 ancora Videla, e lui sarà attivissimo nella campagna. Dopo, ovviamente, Videla prenderà altre strade, Neruda si tirerà indietro, anzi, farà un discorso proprio al Senato cileno che intitolerà Io accuso, j'accuse, un discorso a proposito di come si era comportato il governo nei confronti di questo sciopero di minatori nella regione del Biobío, che era stata una repressione a ferro e fuoco. Questi minatori finirono in dei veri e propri campi di concentramento e lui lesse anche il nome di tutti i minatori che risultavano incarcerati perché avevano osato mettersi, semplicemente parlare dei loro problemi a grandi linee. E quindi appunto si dimette da senatore e dovrà andarsene, dovrà scappare dal Cile perché Videla emetterà un ordine d'arresto nei suoi confronti e lui dovrà fuggire e sarà una fuga di 13 mesi attraverso le Ande. Arriverà in Argentina, di questa fuga tra l'altro parlerà poi nel 72, nel 71, 72, nel discorso per l'accettazione del premio Nobel, racconterà appunto di questi 13 mesi di fuga. E in Argentina vivrà più o meno 3 anni. Poi pare grazie anche all'intervento di Pablo Picasso. Andrà a Parigi e parteciperà a un congresso pubblicamente. Questa sarà una notiziona internazionale perché intanto il governo cileno diceva che lui era ancora in Cile, mentre invece stava parlando a Parigi. E questo è poi il periodo del 49, il periodo dei viaggi in giro per l'Europa, in India, in Cina, nell'Unione Sovietica, di nuovo in Messico. In Messico avrà un attacco di flebite e durante le cure conosce quella che sarà poi la sua terza moglie, Matilde. Matilde è anche il titolo di una sua poesia, cioè strutturerà una poesia sul nome della moglie. Nel 52, sappiamo, è stato a Capri e a Ischia, prima a Capri, poi a Ischia, e dà il suo
carteggio di lettere tra lui e quella che appunto diventerà poi la sua terza moglie, Matilde, prenderanno spunto per il film di Postino. Nel frattempo in Cile finisce l'era Videla, anche perché c'era stata tutta una serie di scandali che lo avevano colpito, e il Partito Socialista presenta Allende e cerca di richiamare Neruda. Che si attiverà per la campagna elettorale di Allende, vincerà Del Campo nel frattempo, ma lì comincia quella che è un'amicizia molto stretta tra Neruda e Allende. È stato anche scritto un romanzo, un libro. Storico di testimonianze che, se non ricordo male, si intitola proprio Allende Neruda, Neruda Allende, storia di un'amicizia, che è stato tradotto anche in italiano e presentato alla Treccani qualche anno, 3 anni fa più o meno, e che approfondisce il loro legame. Nel frattempo lui, nonostante i divorzi dalla sua seconda moglie, continua a essere attivo nelle posizioni comuniste anti-americane, diciamo, nella crisi dei missili con Cuba. Ovviamente sarà dalla parte di Cuba, anche perché è sempre stato pro-Fidel, contro la guerra nel Vietnam, e queste sue posizioni ovviamente non piacciono all'America, comincia ad essere quello che è il governo americano, ovviamente no, non confondiamo, il governo americano non ama le sue posizioni, anche perché diventa sempre più conosciuto e importante questo autore, e quindi viene fatta dai conservatori statunitensi, sotto il nome di una sedicente associazione per la diffusione della cultura, che in realtà pare fosse solo un nome di una branca della CIA, comincia a fare una campagna anti-Neruda sistematica. Talmente tanto che nel 64 si ventilava già l'idea di dare un Nobel a Neruda, e a questo punto questa sedicente associazione culturale deve scegliere tra Neruda e Jean-Paul Sartre. Anche quello, ovviamente, non piaceva come nome. A quel punto cercano di calmare un po' le acque nei confronti di Neruda, vincerà Sartre comunque, che poi non andrà a ritirare il premio. Però nel 66, quando viene organizzato un convegno nazionale di scrittori a New York, Arthur Miller, che si occupa dell'organizzazione di chiamare scrittori da tutto il mondo, farà una fatica terribile a far arrivare Pablo Neruda a New York. Ci riuscirà. Riuscirà a chiamare anche altri nomi di autori che vivevano dietro la cortina di ferro, diciamo. Ed è talmente importante, viene sentito come un momento così importante che Neruda riesca a mettere il piede negli Stati Uniti in quel momento, che c'è chi dice che quello è stato l'inizio dello sgretolarsi della Guerra Fredda. C'è chi dice così. È stato il primo sassolino tolto dal muro della cortina di ferro.
Ritornando, si fermerà in Perù. E qua problema, perché a quel tempo Cuba e Perù non andavano d'accordo, per cui anche Fidel comincia a fare campagna anti-Neruda, perché dice no, tu sei stato negli Stati Uniti, ti sei venduto ai capitalisti, accusato di revisionismo, quando invece assolutamente lui non, anzi, nel 67 muore il Che, muore Ernesto Guevara, Neruda scrive vari articoli e soprattutto lo cita in quella che sarà un'opera importantissima, che è un po', possiamo chiamarlo un poema epico, perché narrando la storia dei conquistadores nel sud, nel Sud America, Centro Sud America, ma soprattutto Sud America, lui si concentra nella storia del Cile, ma non solo, lancerà ben più che frecciatine, bombe a mano contro i conquistatori americani, soprattutto statunitensi. Riprende la carriera diplomatica, è ambasciatore a Parigi, nel frattempo arriva al Nobel, nel 72 torna trionfalmente in Cile e scopre di avere un tumore alla prostata. 11 settembre, data nefasta anche per il Cile, 1973, quello che noi chiamiamo il golpe militare, suicidio, o così ci viene narrato, di Allende, 13 giorni dopo, morte anche di Pablo Neruda. Entrambe le morti, ovviamente, così ravvicinate anche, sono state oggetto di tantissime illazioni. Lascio stare Allende e mi occupo di Pablo Neruda. Si è sempre detto che è morto in questa clinica a causa delle metastasi, a grandi linee, dovute al suo tumore alla prostata. Recentemente sono state fatte anche delle analisi sui poveri resti. È stata fatta una prima autopsia che sembrava confermare la morte a causa degli strascichi del tumore. Pare che adesso sia le analisi che sono state fatte, di cui ancora non si hanno in realtà i risultati, e di questo vero e proprio processo che è stato istituito per capire che cosa è successo a Pablo Neruda, fortemente voluto da un nipote che tra l'altro è stato ultimamente in Italia, perché leggevo un articolo del Corriere della Sera del 15 novembre, quindi era proprio qua in Italia che ne parlava. Pare che il suo autista, dopo essere stato torturato, aver fatto una vita nascosta fino a il 2013, abbia dichiarato che in realtà Neruda lo avrebbe chiamato dicendo che qualcuno gli aveva fatto un'iniezione alla pancia durante la sua permanenza in questa clinica, e che fosse molto spaventato. E infatti dopo pochi giorni a morto, due giorni a morto, si pensa che fosse botulino. Effettivamente un segno sulla pancia c'era, e i medici della clinica sostengono che era semplicemente un'iniezione di vitamine, perché uno dei motivi, delle cause della morte sarebbe cachessia, cioè il corpo che non riceveva più nutrienti a causa delle metastasi.
Pare che invece probabilmente sia stato Botulino. Non mi addentro ulteriormente sulla questione della morte. Certo, da un lato, fatalità, golpe l'11 settembre, fatalità, Neruda, che era la voce internazionale del Cile e che doveva, cioè, muore il 23, il 24 doveva partire per il Messico, muore, per carità, è vero che aveva il tumore, però fatalità proprio in quei giorni lì, quindi sicuramente è uno strano caso, una strana sorte, però appunto una risoluzione a questo mistero ancora non c'è. I dubbi sulla sua morte rimangono, dubbi anche in realtà da parte, questo ve lo cito e lo riprendo subito indietro, da parte delle femministe cilene. Perché pare, si sospetta suoi comportamenti molto poco corretti nei confronti di svariate donne. Ma anche qui io non vado oltre perché non mi sono informata abbastanza per potervi dare un'opinione in merito. Però in Cile, insomma, nonostante sia sicuramente ricordato come una personalità politica importante e soprattutto un autore, un poeta importante, la sua memoria viene messa in discussione. Sicuramente è stato uno dei poeti più importanti, più conosciuti del Novecento, al di là del Cile. E proprio queste sue forme semplici, discorsive quasi, quasi discorsive per certi versi, insieme all'attenzione per il linguaggio, l'amore profondo per la libertà in ogni senso, dalla struttura poetica alla libertà politica delle persone, sono le caratteristiche principali che ce lo fanno ricordare. Volevo leggervi un'altra poesia che ho scelto, proprio perché secondo me i poeti devono parlare di sé. L'ho scelta per due motivi. Non è una poesia d'amore e non è una poesia politica, proprio perché io ho deciso di parlarvi un pochino di più, o almeno di leggervi il Neruda che non trovate nelle raccolte di poesie d'amore. E il secondo motivo perché sono una gattara. Si intitola Ode al gatto. Ma il gatto qui, al di là della mia passione per l'animale, il gatto qui è un simbolo, chiaramente un simbolo. Il gatto è un simbolo. E vediamo anche di analizzare la poesia e di tirarne fuori quello che vuol dire, come esempio, diciamo, se la trovo, ovviamente. Spero di trovarla, se non la trovo la cerco online. Eccola qua. Vi ricordo che nel Cile di questo arco di anni, dal 1904 al 1973, i gatti sicuramente non facevano la vita che fanno a casa mia, per intenderci, e non venivano considerati come li potrei considerare io, nel senso che anche il gatto, anche la scelta di parlare del gatto, è la scelta di parlare della natura, ma del piccolo della natura, della goccia di pioggia, del paltano, dell'avena. Gli animali furono imperfetti.
alti, lunghi di coda, plumbe di testa. Piano piano si misero in ordine, divennero paesaggio. Acquistarono nei, grazia, volo. Il gatto, soltanto il gatto, apparve completo e orgoglioso. Nacque completamente rifinito. Cammina solo e sa quello che vuole. Qua vediamo che il gatto, simbolo, è un po' Neruda e un po' no. È un po' Neruda perché sa quello che vuole. Non lo è perché il gatto nasce completamente finito. Neruda, abbiamo detto, si è costruito da solo, non è affinito, si è reso finito. E quindi attrazione per quello che non si conosce. L'uomo vuole essere pesce e uccello, il serpente vorrebbe le ali, il cane è un leone spaesato, l'ingegnere vuole essere poeta, la mosca studia per rondine, il poeta cerca di imitare la mosca, ma il gatto vuole essere solo gatto. Ed ogni gatto è gatto dai baffi alla coda, dal fiuto al topo vivo, dalla notte fino ai suoi occhi d'oro. Completo. Quanto attira questa cosa, assolutamente completa in sé, perfetta in sé. Non c'è unità come la sua. Non hanno la luna o il fiore una tale coesione. Nulla, nulla è più completo. È una cosa sola, come il sole o il topazio. È l'elastica linea del suo corpo, salda e sottile. È come la linea della prua di una nave. I suoi occhi gialli hanno lasciato una sola fessura per gettarvi le monete della notte. E qui, oh piccolo imperatore senza orbe, quindi è imperatore sì, ma non ha i segni del potere. E sappiamo che lui i dittatori non li amava. Conquistatore senza patria. Conquista, ma non per qualcuno. Conquista senza dominare, in qualche modo. Minima tigre da salotto. E qui lo sente molto suo. Nuziale sultano del cielo dalle tegole erotiche. Il vento dell'amore nell'aria aperta reclami quando passi e posi quattro piedi delicati sul suolo, fiutando, diffidando di ogni cosa terrestre, perché tutto è immondo per l'immacolato piede del gatto in punta di piedi. O fiera indipendente della casa, arrogante vestigio della notte, neghittoso, ginnastico ed estraneo, profondissimo gatto, poliziotto segreto, quindi anche negativo, perché credo che poche cose, più che la polizia segreta, potesse spaventare un cileno qualsiasi, ma soprattutto Neruda. Poliziotto segreto delle stanze, insegna di un irreperibile velluto. Probabilmente non c'è enigma nel tuo contegno. Quindi dice, sei un gatto, io ci vedo tutte queste cose, le fessure delle monete della notte, ma sei un gatto. In realtà si rende conto di aver ricamato su una cosa che è nulla. Tutti sanno di te, tutti sembrano conoscerti ed appartieni all'abitante meno misterioso. Probabilmente ti tiene qualcuno che ti tiene solo perché tu cacci i sorci, quindi molto probabilmente una persona che vive in mezzo ai sorci, quella è la tua utilità. Tutti si credono padroni, proprietari, parenti di gatti, compagni, colleghi, discepoli o amici del proprio gatto. Io no. Io non sono d'accordo. Io non conosco il gatto. So tutto, è qua, fierezza del poeta,
Io so tutto, la vita e il suo arcipelago, il mare e la città incalcolabile, la botanica, il gineceo col suo peccati, il per e il meno della matematica, gli imbuti vulcanici del mondo, il guscio irreale del coccodrillo, la bontà ignorata del pompiere, l'atavismo azzurro del sacerdote, ma non riesco a decifrare il gatto. Sul suo distacco la ragione slitta. Numeri d'oro stanno nei suoi occhi. Parlandoci appunto del gatto, ci fa comunque una lista. Diceva, il gatto non lo so, però cosa conosco perché sono poeta? Conosco, so tutto. Io so tutto, io conosco tutto, io ho esperienza di tutto e di tutto ci parla. La vita è il suo arcipelago, quindi tutto quello che circonda la vita, tutto quello che la rende tale. Il mare, per lui l'acqua è proprio una fissazione, e la città incalcolabile. Quante grandi città, Città del Messico, Parigi, New York, Santiago. La botanica, grande amante delle piante, il gineceo con i suoi peccati, appunto sappiamo le donne, la sua grande passione, il per e il meno della matematica, quindi anche le cose scientifiche non mi sono estranee, gli imbuti vulcanici del mondo, il guscio irreale del coccodrillo, la bontà ignorata del pompiere, quindi dell'uomo base, non i pompieri, i pompieri quelli diciamo che lo fanno non per professione ma per come volontari, quelli che salvano la vita, sì, nei villaggi magari tutti sanno chi sono, ma al di fuori non sono nessuno del proprio villaggio, la bontà ignorata, l'atavismo azzurro del sacerdote. Quindi anche la religione, anche la fede, pur non essendo lui un credente, ma tutto questo rientra nel suo fare poesia, rientra nelle sue conoscenze, proprio in quanto poeta, proprio perché la poesia lo ha toccato e anche fisicamente lui tutte queste cose le ha conosciute, al di là del gatto, e vabbè. Che ovviamente attrae come tutte le cose che sono insondabili e non conoscibili. È il simbolo dell'insondabile, è il simbolo di quella cosa che sfugge, che ti sembra di conoscere ma che non c'è. È il simbolo, molto probabilmente anche per Neruda, è semplicemente dire sì, è vero, io conosco tutto, ma mi piace pensare che ci sia qualcosa che sia sfuggita persino al poeta. Ha scelto il gatto, in realtà ha scritto anche Ode al cane, eh? Io ho scelto l'Ode al gatto, ma ha scritto anche Ode al cane. E secondo me è proprio semplicemente il simbolo del mistero che ci vuole nella vita, perché ha passato la sua vita a raccontarci che lui sa tutto, che ha conosciuto tutto, che ha... Lui dice... Per esempio, per sapere raccontare, raccontare per sapere, devo iniziare così questa storia di acque, di piante, di boschi, di uccelli, di popoli, perché è questa la poesia, o almeno la mia poesia. Quindi lui ci ripete in continuazione, che tutto lo riguarda, tutto può conoscere attraverso questa poesia cieca ma tattile. E appunto si è lasciato un angolino di mistero, perché ci vuole anche quello fa parte della vita, anche il mistero, una vita senza mistero sarebbe incompleta, ci voleva anche quel lato. Vi lascio con l'ultima parte di questo testo che vi ho citato e che è uno appunto dei pochi testi in prosa
e che è Infanzia nel Sud, che in italiano, che io sappia, potete trovare solo in questa edizione, Storia di acque e di boschi di popoli, non in questa edizione, in questa raccolta, Storia di acque, di boschi e di popoli, questa qui è del 61, però è stata riedita recentemente e la si trova facilmente. Ma innanzitutto, se qualcuno si sente a disagio in questa sala, questo sono io. Non solo, ma potrebbe anche togliere solo, non perché devo parlare di me stesso, lo fa sempre, ma perché devo parlare mentre voi potete pensare a ciò che più vi piace, che è quanto piacerebbe a me di fare. A lui non interessa parlare in prosa e voi potreste trovarlo di una noia mortale e cominciare a pensare ai fatti vostri, cosa che in quel momento avrebbe decisamente voluto fare anche lui, piuttosto di dover scrivere in prosa. Questo è un excursus molto veloce, molto a volo d'uccello di quello che è Pablo Neruda. Sono sicurissima che avete almeno una volta, almeno una poesia d'amore, che io appunto ho saltato a pie pari, letto nella vostra vita, proprio perché è stracitato anche malamente molto spesso. Però, anzi, vi lascio con questo, con la fine del discorso di García Lorca. Io vi consiglio di ascoltare con attenzione questo gran poeta e di cercare di commuovervi con lui, ognuno alla propria maniera. La poesia richiede una lunga iniziazione, come qualsiasi sport. Ma c'è nella vera poesia un profumo, un accento, un tratto luminoso che tutte le creature possono percepire. E voglia Dio che vi serva per nutrice quel granello di pazzia che tutti portiamo dentro, che molti uccidono per mettersi l'odioso monocolo della pedanteria libresca e senza il quale è imprudente vivere. Questa è la sua esortazione a conoscere Neruda e vi lascio con le sue parole. Grazie. Se ci sono domande, visto che sono stata così molto generale. Posso dire una cosa? Certo. Ecco, sembrerà strano, ma io mi ricordo Il gatto, perché è una poesia di Neruda che io ho letto. L'ho letta per caso. E in questa poesia mi ha colpito per una cosa fondamentale, a parte l'identificazione di Neruda del gatto, anche è stato sottolineato anche dalla sua esposizione così importante, perché lei sente quello che dice e lo si vede. Mi sono impressionato dall'uso straordinario delle parole che usa Neruda. Delle parole straordinarie, come dice lei, semplici, ma che evocano qualcosa. E non evocano solo la parola, ma anche tutta una serie di cose che stanno attorno. Ecco, mi ha colpito l'uso straordinario delle parole. E quello che penso anch'io nella mia facoltà di poeducolo, ogni tanto scrivo qualche poesia, che la cosa fondamentale della poesia è la scelta delle parole. Da lì può sortire anche qualcosa di buono. Assolutamente, la sua caratteristica, lo sottolineo e lo risottolineo, come avete visto, le parole sono parole semplici, è come le mette insieme, e non solo evocano qualcosa di molto tattile, di sensoriale, è una poesia molto fisica, al di là delle poesie d'amore, delle poesie erotiche, che è vero, ci sono e sono importanti, sono fondamentali, sono una parte di questa fisicità, ovviamente, ma lo sono tutte molto
anche o tattili, si sentono gli odori, perché della crosta del coccodrillo, ecco, voi sentite la ruvidità, sì, l'odore di palude, sì, tutto insieme, con due parole di una banalità, di un uso quotidiano estremo. Vabbè, forse noi coccodrillo un pochino meno, non viviamo nelle Everglades in Florida, però non sono parole forbite. Anche quando parla degli occhi del gatto che hanno lasciato una fessura per le monete della notte. Monete e notte di per sé, ma lo immaginiamo, lo vediamo. Vediamo la notte che si allunga verso l'occhio del gatto. Ci vedono di notte. Cioè, è incredibile, è veramente incredibile. Dopo, vabbè, se lo si legge in spagnolo è un'altra cosa, tradurre e dire, siamo perfettamente d'accordo. È vero però anche che, pur perdendo parte della musicalità, e noi siamo più fortunati di altre lingue perché sappiamo che lo spagnolo non è poi così lontano come musicalità dall'italiano, non è così differente, o comunque è più simile di altre lingue. Ma proprio il fatto che il suo è un verso libero e quindi non ci sono queste strutture obbligate, rendono la traduzione non semplice affatto, ma in qualche modo meno traditrice che non per altri autori. Quindi noi riusciamo a godercelo perché questa semplicità di parole in qualche modo lo accomuna anche al nostro linguaggio parlato, quindi la sua scelta e anche certe allitterazioni che ci sono si riescono a riprendere anche in italiano, proprio perché lo spagnolo però è più musicale dell'italiano, eh? Anche l'italiano sarà essere, però la musicalità dello spagnolo secondo me è addirittura superiore al francese. E guarda, io ho sentito parlare recentemente quell'uomo politico francese Sanchez, e l'ho sentito che faceva un discorso alla gente davanti a sé, e per un attimo, per 10 secondi, 20 secondi, ho sentito che parlava, ma era il modo come parlava che diceva delle banalità, degli incitamenti, e però questo senso della musicalità si sentiva anche nelle parole più semplici. Allora, quello posso dire una cosa per quanto riguarda il francese. I francesi sono ancora molto legati alla loro lingua, sì, molto più di quanto non lo siamo noi italiani. Spesso sono stati accusati e presi in giro per questo motivo. Però, per esempio, per quanto riguarda i francesi, soprattutto i politici francesi, a loro è rimasto il gusto dell'eloquio. Quindi, molto spesso, i politici francesi sono belli da ascoltare, dopo ovviamente i discorsi sono pieni di una retorica che per noi, tradotta in italiano, per noi è fuori dal mondo ormai, ma questo succede per esempio anche con i politici americani, fanno dei discorsi di una retorica per noi intollerabile, però d'altro canto loro hanno questa cura per la loro lingua, fanno ancora le gare che vengono mostrate in TV nelle scuole, sulla lingua, come si dice in italiano, la computazione delle parole, cosa che noi, per noi è tutta un'altra storia, però noi non ce l'abbiamo, è vero. Per quanto riguarda il francese, ripeto, in realtà anche gli inglesi, di più gli americani, gli statunitensi, hanno moltissimo, i politici hanno moltissimo la cura delle parole, la cura dei discorsi che fanno. Da noi meno. Da noi va più di moda un discorso.
discorso più quotidiano, ecco, voglio fare, diciamo, siamo più... Qualcuno degli italiani che parla bene tra i politici, lo trovi, però lo noti immediatamente. Ma non esiste più... No, no, ci sono quelli che parlano bene. Da noi, scusatemi, io qua, proprio la questione della lingua inevitabilmente per me è particolarmente spinosa. Una volta i giornalisti italiani sapevano parlare e scrivere bene in italiano. Adesso, il ministro, non tutti, non si può fare di tutte le erbe un fascio, però ci sono dei giornalisti televisivi che hanno l'accento, con tutto il rispetto, del venditore di barba di frate di Campo dei Fiori. Ecco, perché va benissimo. Non sono i giornalisti. Però, insomma, una volta queste cose non succedevano. Ed è, non è una questione di campanilismo. Il romano, il milanese, a me piace sentire gli accenti diversi. Però nel momento in cui tu vivi di professione della lingua, allora devi avere una tecnicità superiore a quella di un altro, punto. Cioè il tuo lavoro lo devi sapere meglio. Esatto. I tuoi strumenti di lavoro li devi conoscere alla perfezione. Dopo ci troviamo al bar e vuoi parlare, va benissimo, va benissimo, va benissimo. Però, caspita, il congiuntivo in qualche articolo di giornale sarebbe carino vederlo ogni tanto, per non parlare del piuttosto che. Vabbè, quello non riesco a capire perché dicono piuttosto. No, ci sono delle cose, il punto è che lo fa il ragazzino che viene intervistato per strada, pace, preso così, l'emozione, tutto quello che vuoi, quando è la tua professione, voglio che tu la conosca. E quando congiungono la frase dicendo cioè, quante volte dicono cioè? Quando uno dice cioè, vuol dire che la frase prima non si è capita, allora dice cioè. Cioè ancora uno dei... Ricordo che ha anche scritto un libro intitolato Cioè, mettendo il ridicolo. Esatto, ancora negli anni 70 mi sembra. C'era un ministro della cultura che sa parlare bene, mi sembra quello del governo Letta, che è un grande letterato, come si chiama? Per fortuna ci sono. Rey, che sanno parlare, che sanno scrivere, però certo, e ci sono anche dei buoni giornalisti, e fa ancora più rabbia non vedere un congiuntivo che sia uno per Bacco, per Vinci. Bene, grazie.